NV Turismo Veloce SCS. Abbiamo avuto in prova la Turismo Veloce qualche tempo fa perché ci era piaciuto davvero davvero tanto. E così quando abbiamo saputo di questa nuova miglioria che era stata portata al modello che avevamo avuto in prova, volevamo provare a testare con mano davvero quanto poteva essere utile questo nuovo modo di intendere la frizione e il cambio, che ti permette di inserire le marce senza schiacciare la leva della frizione, e come si sarà comportata. La Turismo Veloce si conferma la moto perfetta per chi concepisce la moto come esperienza di viaggio. Alle bellissime emozioni che la Turismo Veloce era già in grado di donare, MV ha voluto rendere l'esperienza di guida ancora più appagante. Bastano tre lettere, SCS, a far dimenticare l'uso della leva frizione. Smart Clutch System, una gestione automatica della frizione portata per la prima volta su una moto di serie. La frizione recluse, già nota negli ambienti del fuoristrada, ma appositamente studiata per questo tipo di moto, permette di cambiare e scalare senza usare la leva della frizione, di partire da fermo, come se fosse un cambio automatico. È vero, inizialmente si resta un po' disorientati, fermarsi al rosso in un semaforo e non cercare la folle è strano, ma basta poco per apprezzare quella che di fatto è una vera e propria evoluzione. Una volta scesi dalla Turismo Veloce e saliti su un'altra moto, si comprende appieno l'enorme passo in avanti fatto da MV per superare qualcosa, ossia tirare una leva che a tutti gli effetti è un anacronismo se rapportato alle evoluzioni tecnologiche di cui siamo in possesso. Se si aggiunge che questa soluzione ha portato un aumento di pesi di solo 40 grammi a tutta la moto, non si può non fare complimenti a MV. Per il resto non abbiamo avuto conferme da questa moto, apprezzando le migliorie apportate in questa nuova versione. A nostro avviso resta la miglior moto per praticare mototurismo di medio-lungo tratto, senza rinunciare a una guida sportiva e soprattutto divertente. Il peso contenuto in soli 192 kg la lasciano sul gradino più alto delle più leggere crossover di fascia alta. Una moto che incarna il piacere di guidare, con una facilità rara per una moto di questo segmento, un comfort quasi imbarazzante, unito a una versatilità pazzesca, la rende uno dei migliori progetti degli ultimi 10 anni. Tanti sono i punti che eccellono in questa moto, a partire da un motore che rispetto alla versione precedente è stato ancora più migliorato. Rivista la testata dei tre cilindri, riprogettato il cambio, è lo stesso della F3 usato in Supersport, riesce a erogare 110 cavalli e 10.150 giri a 80 Nm di coppia a 7.500 giri. Potenza disponibile già ai bassi regimi, perché il 90% della coppia massima è già disponibile a 3.800 giri. Le quattro mappe tra cui scegliere possono permettere da un lato di cucirsi la moto in base alle proprie esigenze di guida e dall'altro gestire al meglio le condizioni ambientali e stradali che si possono incontrare. Gli 80 cavalli della mappa Rain permettono un discreto brio ed una consistente risposta ai bassi, con una curva di coppia piatta perfetta per la città e per i fondi a bassa aderenza. Nella Touring invece, quella che maggiormente abbiamo usato, i cavalli crescono 90, ma l'erogazione è piena e corposa e sembrano quasi bastare, anche per una guida divertente. Con la terza marcia, nelle curve di montagna si fa di tutto, ma il cambio elettronico è talmente piacevole che spesso mettere e togliere le marce diventa più un gioco che una reale necessità. Tuttavia non abbiamo voluto privarci nel vedere la moto trasformata in un animale da prestazioni per chi ama la guida sportiva. Basta scegliere la mappa Sport, dove i medi si ritrova la stessa spinta della versione Touring. Beh, quando si sorpassano i 5.000 che la Turismo ha la sua trasformazione e capisci il senso della parola veloce. Nel misto e nei cambi di direzioni è pura goduria di guida. Ma quello che colpisce ancora una volta è la facilità di gestire tutta questa potenza, nei medi e negli alti regimi,
tra le curve MV dimostra di essere un gradino sopra alle altre moto di riferimento, le crossover di top gamma. Il peso contenuto è sicuramente uno degli elementi fondamentali, ma sono tutti gli altri aspetti che creano un mix perfetto. L'interasse corto di 1460 mm e l'avancorsa di 108 mm rendono la Turismo Veloce una moto svelta, manubrio alto e largo, serbatoio ampio, 22 litri che garantiscono una buona autonomia, ma con la vita stretta. Sulla Turismo Veloce si sta davvero comodi e anche la protezione aerodinamica è delle migliori. Se poi avete con voi un passeggero, la comodità della sella sarà uno degli elementi che lo o la faranno innamorare di questa moto, insieme a tutta quell'elettronica al servizio della sicurezza ma anche della comodità. Banalmente, la risposta delle sospensioni semiattive Sax alle buche o agli avvellamenti toglieranno all'esperienza di viaggio del passeggero quegli elementi di disturbo che spesso possono infastidire. Tanta elettronica al servizio della sicurezza, ride by wire evoluto, controlli di trazione regolabile su 8 livelli, cambio elettronico evoluto e sistema di cambiata EAS 2.0 up and down. Se a questo si aggiunge un impianto frenale di livello top, all'anteriore un disco flottante da 320 mm con pinza Brembo all'attacco radiale e al posteriore disco di 220 con pinza a singolo pistoncino, unite alla tanta elettronica messa a disposizione, conferiscono alla moto quelle caratteristiche di sicurezza che devono essere fondamentali per chi macina tanti chilometri annui. Borse laterali con capienza di 30 litri, dove ci stanno tranquillamente due caschi integrali, manopoli riscaldati di serie, sensore GPS integrato, cavalletto centrale, la moto perfetta per il turismo, ma anche per chi ama una guida sportiva. Un bel display in cui sono consultabili tutti i parametri. Si può intervenire facilmente con dei comandi a manubrio semplici e intuitivi. È vero, l'altezza della sella di 850 mm non è delle più basse, ma la Turismo Veloce, a differenza delle sue competitor, è stretta e si riesce a toccare bene senza necessariamente essere oltre il 1,80 m. Il prezzo è alto, è vero, 21.490 euro. Disponibile nelle colorazioni rosso fuoco, grigio scuro metallizzato, opaco o bianco perlato, ma in linea comunque con le top maxi enduro di riferimento e rapportato soprattutto tutto quello che questa moto offre, dal fantastico tre cilindri a tutta l'elettronica offerta fino al bellissimo design e alle finitrici di pregio. Beh ragazzi, la Turismo Veloce è davvero tanta roba. Non so se sul mercato ci sia un'altra moto che possa garantire condizioni di sicurezza per un turismo di medio e lungo tratto, perché questa moto è davvero nata per i mototuristi di un determinato livello che fanno davvero tanti chilometri, perché è una moto in grado di offrire comodità prima di tutto, perché è una sella davvero che se stai ore e ore in moto appena scendi non hai nessun tipo di stanchezza o affaticamento. Una protezione aerodinamica, nel mio caso sono alto più di 1,80 m, che ripara totalmente, un motore che è davvero qualcosa di unico, eccezionale, appena apre risponde, sempre lineare, davvero bello, sfruttabile in ogni tipo di contesto, soprattutto tanta elettronica al servizio del motociclista. Per chi usa la moto non semplicemente trasferimento da casa a bar o pochi migliaia di chilometri all'anno, sa di cosa parlo. Avere quattro tipi di mappature, avere l'ABS Traction Control regolabile in più posizioni permette di avere una moto che può dare sempre sicurezza e garanzie in ogni tipo di contesto, perché quando sei sulla stradina in montagna, strato sconnesso, quando piove, quando ci sono condizioni che magari si incontrano poche volte all'anno, ma chi viaggia tanto prima o poi le incontra, permette di, con tutta questa elettronica, di cucire la moto, oltre che su se stesso, anche in base a quelle che sono le condizioni, è davvero tanta roba.
In più ci sono piccoli particolari che permettono di vivere la moto non come mezzo di trasporto, ma come una vera esperienza totalizzante ed di emozione. Perché il cruise control permette durante i trasferimenti d'autostrada di alleggerire un po' quella rottura di palle che è il trasferimento in autostrada, ma soprattutto è questo SCS che maggiormente ci ha colpito, perché dopo 7 ore di su e giù per i passi si ritorna a Milano e alle 5 si rimane congestionati nel traffico. Vi posso assicurare che con qualunque altro tipo di moto sarebbe stata una rottura di palle continuare a mettere la frizione prima folle, prima folle, o continuare a giocare con la frizione. Invece con la Turismo Veloce tutto questo non c'è più, perché tu puoi guidare senza usare la frizione. Non è una bestemmia, non è un considerare la moto come se fosse uno scooter, no, si chiama progresso, si chiama evoluzione, si chiama tecnologia al servizio del motociclista. Perché con tutta l'innovazione che c'è stata, anche la leva della frizione schiacciata manualmente è ormai una cosa anacronistica, e MV lo ha capito e l'ha portato sulle moto di serie. Insomma, una moto davvero unica nel suo genere e una moto chiaramente non per tutti. Il prezzo è impegnativo sicuramente, ma il prezzo è rapportato a tutto quello che questa moto può dare, sia dal punto di vista di marchio, di appartenenza a un qualcosa di unico, avere in garage uno dei migliori marchi nel mondo, ma anche in termini di sicurezza che poi si hanno mentre si viaggia, perché tutta questa elettronica si paga, ma si ha in cambio sicuramente tanto, che per chi viaggia, ribadisco, per chi è davvero un viaggiatore in moto, è in grado di apprezzare, è in grado di comprendere. MV ancora una volta ci ha stupito e speriamo di poter a breve di testare qualcuna di queste nuove migliorie, perché anche in questo caso è un gradino sopra gli altri. E davvero complimenti MV, e come sempre diciamo, se avete modo andate in concessionario a provare questa fantastica moto, rimarrete impressionati dal motore, dalla comodità, e soprattutto giocate un po' con tutta questa elettronica, perché davvero vi stupirà tanto e vi renderete conto che non è un qualcosa in più per gonfiare i prezzi, ma è qualcosa davvero al servizio del mototurista. E due ruote e una sella e la vita è più bella. Così è rara da trovare nel panorama, e soprattutto la cosa più bella è che è un marchio made in Varese, made in Italy, che tutto il mondo ci invidia e come pochi altri sa trasmettere emozioni. MV Forever.